Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' speciale, un po' particolare, perché come ogni anno torno a parlarvi di vari MMO. E oggi torniamo nuovamente su Final Fantasy XIV. Sto registrando direttamente dallo schermo perché, come vedete, c'è questo enorme rettangolone bianco che poi in realtà potrei rendere anche trasparente, ma poi vi spiego il motivo. È il tool che io ho installato insieme al gioco, è un tool a parte, ve ne ho già parlato, me l'avete chiesto in tanti come si chiama, e si chiama Tataru Helper. È un exe che voi installate e vi traduce i dialoghi all'interno del gioco. Allora, io sono sempre e costantemente alla ricerca di un MMORPG da giocare, che sia vario e che rispecchi, diciamo che comprenda più che rispecchi quello che io cerco in un gioco. E ci sono sempre stati dei ritorni su questo titolo da parte mia, e oggi più o meno ve ne voglio parlare un pochino a ruota libera, non so, per l'ennesima volta, cercando magari di parlare di cose diverse rispetto alle altre volte, ma insomma mettetevi comodi, prendete le patatine che ne parliamo un pochino. Vi faccio vedere intanto come funziona questo in seguito all'ultima espansione che è uscita, Downtrail. Diciamo che deve essere ancora sistemato perché traduce con un messaggio di ritardo, cioè nel senso io vado a parlare con qualcuno, vedete che lui mi dà la frase, ma nel momento in cui io passo alla frase dopo compare, però vedete la traduzione può essere effettuata con Google Translator o DeepDL, che è molto più preciso ma ha un uso limitato, cioè dopo tot decine di righe di testo smette di funzionare, quindi uso Google Traduttore e vi dico funziona abbastanza bene, per quanto ogni tanto si prenda qualche licenza, ma in ogni caso qua sotto nella chat posso andare a vedere che cosa diceva in inglese. Chocobo Hunter, no? Vedete? Hunter, cacciatore, insomma, lì ci arrivate. E io vi dico che ho finito da poco, qualche ora fa, il gioco base, Realm Reborn, e sono a Evansward. Quindi l'ho finito, ci sono stati titoli di coda, la storia mi è piaciuta veramente tanto, giocata nell'arco di 2 anni perché smettevo e ricominciavo. E voglio iniziare a precisare questa cosa. Io smetterò magari Final Fantasy XIV non perché non mi piaccia, e poi vi spiegherò il motivo per cui questo secondo me è il migliore che voi possiate giocare in questo momento, ma semplicemente perché io sono, allora, prima di tutto devo fare tanti video di tanti giochi, devo concentrarmi su altro, e poi soffro di un grande problema che soffrono tanti videogiocatori, che è quello del cambio improvviso di interessi, nel senso che magari mi vedo un film d'azione, mi vedo un video d'azione, mi viene voglia di pistole, sparare, insomma cose del genere, e quindi vado e gioco a uno sparatutto. Mi viene voglia di racing perché vedo un film sul mondo racing, vedo delle gare, voglio giocare, faccio quello, e soffro un po' di esce un nuovo gioco e mi ispira molto, provo quello, e quindi tante volte magari l'interesse scema e dico, dato che questo è un gioco che ha un abbonamento mensile, preferisco concentrarmi su altro. Questo è un gioco che prende probabilmente tutte le parti, tutte le features che a me piacciono di un gioco online o un gioco di ruolo in generale. Vi dico subito, il problema della lingua non esiste perché c'è questo traduttore che mi traduce tutto quello che mi serve sapere. Quindi, ecco, altra cosa, vi piacciono le mappe, non vi piacciono le mappe di Final Fantasy? Vi dico la verità, all'inizio si capisce poco, niente, perché voi iniziate da una zona, iniziate a esplorarla, è solo questione di ore. La prima espansione, cioè non la prima espansione ma il gioco base, mi è durato circa 120 ore e ora inizia la seconda espansione, e dalla seconda espansione, cioè dalla prima in realtà, la storia decolla, ed effettivamente devo dire che è vero, per quanto sia bellissima anche la prima. Ora vedete questa mappa, non ci capite nulla, clicco su una mappa, clicco su un'altra, iniziate a farci l'occhio, dopo diverse ore capirete che cos'è questa zona, cioè ormai io, tenete conto che io se vado a vedere questa mappa
io non so cosa sia questo, non so che espansioni siano, non so nulla di nulla di nulla. Mi ci porterà il gioco. Il gioco non ha neanche questa grande difficoltà, ma ha un sacco di cose che vi consentono di spaziare dal crafting all'housing al collezionabile base di oggetto, di giocattolino, di mount, di qualsiasi tipo. Questa è già una delle ambientazioni dell'espansione Heavensward e già graficamente cambia un pochino rispetto al gioco base. Inoltre, parliamo di classi, le classi sono molto diverse tra loro. Questa classe che è la Red Mage l'hanno introdotta con Endwalker, mi pare la penultima espansione, l'avevo iniziata 2 anni fa. E ho fatto un po' di fatica a riprenderlo in mano dopo più di un anno, ma ormai più o meno ho capito. Ma tenete conto che ne avete tante altre, tutte completamente diverse, perché qui vedete che abbiamo le classi di tank, le classi melee, di DPS, insomma, quindi quelle che fanno danno ma non sono tank. Abbiamo il DPS a distanza, quindi quello che usa le pistole, il Dancer, l'Acere e quelle a distanza magiche, il Taumaturgo, il Summoner, il Red Mage, il Pictomancer e il Blue Mage. E poi c'è l'Healer, quindi il curatore che è un mago. E di qua invece abbiamo tutte le discipline che riguardano il gathering e il crafting. Quindi abbiamo la possibilità di diventare minatori, botanici, pescatori, così come carpentieri, fabbri, armaioli, quelli che lavorano l'oro, le pelli, i sarti, gli alchimisti e i cuochi. Quindi questa è la base di gioco e voi potete in qualsiasi momento passare da una classe all'altra, equipaggiando un'arma. Cioè, se io adesso qui, vedete, ho questo inventario qui che è il mio inventario base, ma se io premo Ctrl I apro l'inventario delle armi e io equipaggiando un'arma mi fa partire, diciamo, in automatico la classe. Come vedete, io da qui posso cliccare su Rogue e divento Rogue con l'equipaggiamento migliore che ho equipaggiato per fare il Rogue, cambiano le abilità e possiamo fare tutto. Ovviamente questo potrebbe farvi storcere il naso e dire ma allora in più personaggi non ha senso farli. Non lo so, io onestamente potete fare tutto con uno. Non so se sia un problema legato magari alle daily quest che potete magari fare con più personaggi. Comunque al momento con un personaggio potete fare tutto. E vi ricordo che c'è anche la free trial che vi consente di giocare, non so se fino a livello 60 o 70, quindi lo potete iniziare in modo del tutto gratuito. Tenete conto che però questa modalità non è più utilizzabile una volta che voi acquistate il gioco base, tenete conto costerà 10 € con un mese gratis di gioco, poi vi costerà, se scegliete l'abbonamento più light, vi costa 11 €, 10,99 € o avete un personaggio a server, mentre invece se fate l'abbonamento che costa 12,99 ne avete di più, 8 a server mi pare di personaggio. Io ho fatto l'abbonamento light. L'abbonamento, quello più, diciamo, ricco, vi consente di pagare in anticipo più mesi, quindi di avere uno sconto ulteriore sul mese. Quello che è bello di questo gioco, che mi ha anche sempre un pochino magari fatto abbandonare o fatto scemare il mio interesse, è il focus sulla storia. Nel senso che voi comunque, volenti o nolenti, la storia ve la dovete giocare. La storia è piena di colpi di scena. Tenete conto che voi tornate in questo villaggio, parlate, avete completato la raccolta delle pietre che vi servono per ottenere quel dato oggetto che vi consentirà di andare di là. A quel punto, la scena ricorrente che capita spesso è una voce fuori campo che dice: ragazzi, ragazzi, e boom, si girano tutti, e è successa una cosa terribile, e boom, boom, lì parte il colpo di scena. E sono spesso colpi di scena veramente devastanti che vi tengono incollati al gioco. Ovviamente, questo mi ha sempre un pochino demoralizzato se voi, soprattutto per me che sono un appassionato di crafting e di gathering, perché avete questa storia da fare, non è che vi venite lasciati liberi, ma in realtà è una sorta di mezza illusione perché voi potete in realtà fare quello che volete. Volete andare a fare gathering, andate a fare, fate il crafting, qua vedete il pannello del crafting log con le varie professioni, non le ho prese tutte, potete andare a craftare le varie cose. È un sistema abbastanza complesso, pieno di ricette. Io adesso vedete che ne ho poche perché dall'1 al 16 ho solo queste cose. Per quanto riguarda lo smithing, il leather working, ho queste cose, queste armature base qui. Però tenete conto che
potete fare già tutto, però che senso ha continuare la storia? Ha senso perché se voi andate nel gathering log, accedete tutto da questi menu qui, sui logs. Praticamente vedete che io, se facessi il minatore, ho livellando delle zone che mi vengono dette dove si trova quel dato materiale da minare, no? Ma salendo di livello, se io dovessi arrivare comunque oltre il livello 25, mettiamo caso arrivo a livello 60, il livello 60 mi porterà in alcune zone di livello 60. E non è detto, non dico che non ci possiate andare perché siete bassi di livello, perché bene o male le lavorative hanno anche una skill che vi consente di diventare invisibili. Quindi potete, adesso non mi ricordo qual è, sneak, e diventate invisibili e non vi vedono. Non è tanto quello il problema. Il problema è, ad esempio, la zona in cui mi trovo adesso, che è questa. Questa zona qui, Dravania, è una zona dell'espansione e non ci potete accedere. Quindi non c'è assolutamente modo di accedere a delle zone andando avanti. Quindi dovreste portare su man mano l'avventura insieme al crafting. Poi una volta che finite l'avventura potete fare quello che vi pare. Ma un'altra cosa molto interessante che ci tengo a dirvi, perché potreste magari dirmi «Eh sì, però io rifare la storia». Non ne ho voglia. La storia è bella, molto bella, e vi fa conoscere la lore dell'ambiente, vi spiega ad esempio in alcuni dialoghi, alcune conversazioni, che cosa rappresentano le statue di un vialone di una città bellissima. E voi sapete che cosa sono, di che storia stiamo parlando. Però tenete conto che il gioco ha sempre delle features che vengono sbloccate lungo tutta l'avventura. Voglio dire, alla fine di questa espansione, io poi ne avrò un'altra ancora, no? Ma alla fine di questa espansione io sbloccherò un'area istanziata per il gathering e il crafting, e questa cosa mi motiva tantissimo ad andare avanti a sbloccarla, così come nei livelli precedenti a quelli in cui sono ora si sblocca un palazzo a più piani che voi potete tentare, un po' tipo Sword Art Online, la serie TV, dove potete affrontare con altri giocatori, con degli NPC, vari livelli di un palazzo e così via. Si aggiungono sempre nuove cose. Ovviamente non mancano qui tutte le valute che voi potete collezionare nell'arco della vostra avventura. Vi avevo già parlato il video di un anno fa delle Storm Seal, cioè praticamente nella città che avete scelto inizialmente in base alla razza avete, in questo caso io sono a Lin Salominsa, nel territorio di Lanoscea. Lin Salominsa, io so che nei ponti più alti qui c'è la company dei Maelstrom, dove io mi sono unito, e dove livellando, salendo di grado, sono arrivato al punto di poter organizzare, assumere membri di uno squadrone e mandarli in missione per 8 ore, 18 ore mi pare, mi portano, fanno esperienza, mi portano indietro dei materiali, mi costano questi seal qui che io poi posso fare, questi qui, facendo missioni, facendo vendita di oggetti che io trovo durante le mie avventure, e li converto in questi seal. I Ventures sono un'altra valuta che usate perché voi potete assumere dei servitori che vi fanno una sorta di banca, quindi voi potete depositargli tutti gli oggetti all'interno e potete anche mandarli in missione, quindi potete mandarli giornalmente in missione, vi portano dei materiali, possono livellare una loro professione di gathering e crafting, oltre che vendervi gli oggetti all'asta. Ne potete avere due, se ne volete di più c'è un costo aggiuntivo in abbonamento. E voi direte, ah no, si paga già tanto il gioco. Allora, il gioco, tenete conto che lo pagate, giocate e non avete limitazioni. Cioè non avete il pay to win. Non c'è gente che paga e che ha di più. È vero, vi facilita la vita, vi dà più spazio, ma non vi cambia il gameplay. La gente che vedete all'interno con delle armature scintillanti e bellissime è perché si sono fatti un mazzo così, si sono fatti dei dungeon, degli scontri con i boss difficilissimi e le hanno vinte, così come i trofei che trovate nelle case degli utenti. Quindi insomma, di cose da fare ce ne sono. Ora,
Abbiamo un primo combattimento qui, io ormai ho più o meno imparato come funziona, devo combattere contro questi, quindi io ho questa mia, diciamo, ho sbagliato, questa mia abilità qui, che mi consente di attaccare ad area, posso anche muovermi mentre casto, e devo cercare di livellare questi due barre di mana qui, più o meno farle salire uguali. Perché se dovessero salire in modo, diciamo, disomogeneo, potrebbe essere un problema, perché perderei potenza. Vedete che adesso io cerco, ma adesso io non ve lo spiego più di tanto, però ora il bersaglio è singolo, quindi passo in modalità attacco singolo con queste altre abilità che invece attaccano un bersaglio singolo, quindi non ad area, e fanno anche, tra l'altro, più danno. Ogni tanto sbaglio anche a lanciare un incantesimo, perché questa è una classe che vi dà il primo attacco col cooldown e il secondo attacco è free, quindi è un incantesimo che lanciate subito, quindi dovete alternare. Io so che questo lo lancio in 1 secondo e 90, questi li lancio in quasi 5 secondi, quindi io lancio questo, il secondo attacco è gratuito e lancio questo, poi torno qui, poi lancio questo, e questi due fanno salire le due barre di mana. Quando arrivate al massimo, perché il Red Mage è un mago spadaccino, ha tutte le abilità che spendono mana e attaccano corpo a corpo con la spada. Ora dobbiamo andare avanti, credo, sì, bisogna andare avanti perché sto affrontando questa zona. Tenete conto che un'altra cosa che ho sbloccato da poco, perché prima non avevo, io in questo territorio non posso volare, tuttavia ho questa bussola che mi dice la direzione, le yard, diciamo, di distanza, perché in ogni zona nuova avete delle 4 punti da trovare in questo modo con la bussola, e in questo caso adesso erano 5, mi pare. Adesso devo trovarlo. E questi punti rossi qui invece sono delle quest secondarie che vi danno appunto quel diamantino lì. Quando le otterrete tutte, avrete la possibilità di volare anche in questa zona. Quindi niente quest di reputazioni e cose varie. Ora io sono qui, potrei tecnicamente passare a pescatore, mettere via il coso lì e lancio, scelgo l'esca che è questa e pesco. Ora io non so se qua si riuscirà a pescare perché ho un'esca sola ed è l'esca che mi hanno dato all'inizio del gioco, quindi probabilmente questa è una zona di alto livello e non pescheremo niente, però ci proviamo, non credo finirà. Scusate che mi sono mosso e ho sbagliato, rilanciamo. E vedete che intanto qua sta continuando ad aggiornarsi il log, diciamo, con tutto quello che succede e l'ora di gioco. Come vedete, poi non ci sono tagli in questo video. E sto pescando, vediamo se pesco qualcosa, ma non credo. Infatti mi sta dicendo che qua siamo a un livello alto, siamo a una zona di livello 50-60, 53 forse, quindi è normale che non peschiamo niente con la... con la canna di livello 5-6, insomma, che sono. Adesso voglio tornare a Red Mage, che torniamo a combattere, e si continua verso la zona. E tenete conto che a me, io ho giocato anche tanto a World of Warcraft, che ecco, qualche buon tempone mi scrive sotto i video: inconcepibile, WoW l'hanno tradotto in italiano, l'hanno doppiato. Allora, secondo me se ne sono pentiti. Però, per la spesa. Però tenete conto che è una questione di gusti. Nel senso che io vi dico, a me diverte molto di più questo. Perché? Perché World of Warcraft, io ricordo l'ultima espansione che ho comprato è stato Battle for Azeroth. No, cosa dico? Ho comprato anche quella dei draghi. Ok, mi sono rotto le palle subito perché zona, sei qui, questa è tutta la zona, fai le missioni qui, raggiungi il livello tot. Fai le missioni qui, aggiungi livello tot, fai le missioni qui, aggiungi livello tot. Area nuova, uguale. No, non mi va. Qui si combatte, ma non eccessivamente. Tante volte la storia sono dialoghi, sono a volte anche le risposte multiple che date, ma soprattutto colpi di scena, esplorazione della lore, esplorazione di questo luogo che a voi non dice nulla. Io so, non ve lo spoilerò, però è un luogo che riguarda anche dei draghi. È una storia di vecchissima data che riguarda una città. E adesso voglio farvi vedere una cosa, dato che io adesso, per dire, sto giocando e sto esplorando. Non conosco la zona ancora, non so dove andare, non so cosa c'è lì, non so cosa c'è là. C'è qui uno che porta i Chocobo.
Dovrei andare in quella zona lì, ma in realtà non so nemmeno se posso andarci, quindi facciamo così. Facciamo così. Io adesso userò il viaggio rapido e tornerò nella città dove mi trovavo prima. Ci torno e vi faccio vedere la città. Questa è una città che non potete visitare all'inizio del gioco perché parte con la prima espansione. Diventa, ovviamente, accedete a tutte quelle vecchie, però ecco. Esempio, la storia a un certo punto, quando arriviamo qui, veniamo accolti bene, perché comunque ci viene data l'importanza che meritiamo sempre nella storia. È una storia che comunque riguarda molto l'amicizia, la collaborazione tra i membri. Ci sono certo i cattivi, i buoni che diventano cattivi che diventano buoni, insomma, classico. Ma questa è la città principale di questa espansione. È una città che ha una storia, una lore molto particolare, non vi dico tantissimo, è una città che si basa su, basa tutto il suo governo sulla religione. Posso andare nella zona superiore dei Pillars e vado qua, Last Vigil. Questo all'inizio, quando ci accolgono e ci portano in giro, ci spiegano effettivamente, mettendoci qui, chi sono queste persone qui. Queste persone qui che vedete sono 12, sono una, due e poi via via tutte le statue a bordo di questa strada, di questa via che sale verso il palazzo principale. E questa è una spiegazione. Qua abbiamo un palazzo, di là abbiamo un palazzo, dietro di là ce n'è un altro ancora e dietro di là un altro ancora e sono le casate di questo paese, di questa città e siamo nel quartiere alto e c'è un motivo per cui ci sono quattro casate e sono legate in qualche modo a noi. E abbiamo là sotto altre zone visitabili, vedete che la città è molto bella. E non è una città morta, nel senso che potete comunque sempre trovare quest secondarie. Ogni quest col più vuol dire che ci sblocca una funzione nuova in gioco e ne è pieno. Le quest secondarie invece sono queste e queste tecnicamente io non le faccio mai. Ma perché? Perché io ora sono leggermente in anticipo per quanto riguarda il livello, perché queste sono missioni da livello 51-53, ma io avendo giocato, avendo fatto solo una classe, avendo fatto anche cose dungeon a caso col cercagruppo, io sono overlivellato, cioè sono livello 58 e l'espansione finisce a 60. Avrai un vantaggio? No, perché tanti eventi mi riportano a livello giusto per quella quest, quindi non è un problema. Mi aiuta, certo, nei mostri in giro per il mondo, che sono magari di livello 50, 51, 52, 53, e io sono più forte, quindi li faccio facilmente. Ma le missioni secondarie mi servono nel momento in cui io adesso cambio idea e decido di livellare. Voglio fare, mi viene voglia di fare un Dark Knight e quindi diventare un tank. I tank, tra l'altro, come gli healer, non hanno mai problemi a trovare posto in dungeon perché li prendono subito. Riparto da livello 1. Ok, mi devo fare le quest perché ogni 5-10 livelli c'è una quest di classe. Io adesso ne ho una qua sotto, è Rewarding Struggle. Fanno e sbloccano nuove skill. Ma poi dovrò livellare, quindi o vado a farmare mostri o mi faccio queste quest qui, o mi faccio i dungeon, certo, però le quest sono tutte cose abbastanza così. Vedete, adesso di nuovo. Io accetto e vedi lui mi parla, scusatemi, non sei dei dintorni, vero? So che questo è... vedete, io clicco e mi compare. Mi scusi, non è di queste parti, vero? So che è improvviso, ma ho un favore da chiederle. Sto cercando qualcuno che consegni un regalo a un amico a Falcon Nest. Ma Dio, questa la potrei anche fare e l'ho accettata, posso rifiutarla, però Falcon Nest è dove ero prima, quindi io so già dove andare. Quindi praticamente vado nella mappa, vado indietro e so che a Falcon Nest è qui. Non è esattamente la zona dove ero prima, perché prima ero dove ero prima. Falcon Nest è questa mappa qui. Vedete, ci devo tornare e spendete per viaggiare da un cristallo all'altro. Io ero da Vania prima, quindi dovrei tornare qui. Vedete che mi costa 304. Potete settare delle location come preferite e le pagate la metà, però io adesso in questo caso vado a Falcon Nest. Spendo 213, posso, ho anche dei ticket che ho vinto con i drop di Twitch, ma non li userò, ne ho 10, non vi fanno pagare nulla, però magari il giorno in cui devo fare qualche viaggio veloce. Ok, siamo arrivati qua, vediamo se ho la consegna della quest, vediamo se mi dice...
Questo Speak the, with the Night, Forgotten Nights. No, non era quello. Era questa. Ah no, non dovevo parlare prima con un altro tizio prima di venire qua, dovevo prendere effettivamente il pacchetto, sono un pirlaio. Comunque, questa è un'altra ambientazione, è un forte, ha una storia anche questa che vi viene spiegata nel corso dell'avventura, avventura che è veramente interessante, il sonoro è fatto veramente bene. E, nelle città principali non si usano le mount, qua si usano, e ovviamente io adesso soffro perché non posso fare come vorrei il crafting. Probabilmente un pochino sì, ma nulla mi vieta di fare gathering e alzarle, perché comunque quando arriverò al cap, che ormai è diventato il livello 100, dovrò livellarmi le abilità. Io ho deciso di aspettare la fine di questa espansione a livello 60, quando sbloccherò la zona istanziata di crafting, e poi lì le livellerò. Questa è un'altra zona, vedete, un'altra quest che ci va a sbloccare qualcosa. C'è una quest secondaria e una quest che sblocca qualcosa, e in questo caso mi dà gli Ether Current. Cioè, cosa significa? Noi siamo in questa zona qui, siamo nella zona di Coertas Western Islands, cioè, come vi dicevo prima, nei logs, no scusate, nel travel, abbiamo gli Ether Currents, che sono queste, Coertas Western Islands. Quindi praticamente vedete che io ho già trovato con la bussola i quattro puntini verdi, mi mancano due puntini rossi, quindi io adesso andando qui potrei andare a dirgli ok, te la faccio, mi dice la missione, hai un momento per parlare? Vedete il difetto, adesso vi dicevo, di Tataru Helper, il traduttore, che agisce un messaggio dopo, quindi lo sistemeranno, hanno detto. Quindi hai un momento per parlare? Poco fa uno degli operai di casa Zemael mi ha chiesto di andare a occuparmi di alcuni Milodon che hanno creato problemi. Ok, era un doppio messaggio, quindi il ponte di ferro è sopravvissuto a malapena alla calamità, ha un disperato bisogno, se io clicco qui poi va via l'audio perché passa in finestra, sì, dicono di non concentrarsi troppo sulla lettura perché le quest secondarie sono tutte un po' così, però e devo andare a fare la missione che è questa, quindi praticamente devo uccidere i Milodon e praticamente otterrò il penultimo rombetto rosso. Ah, tra l'altro ho preso anche questa mount qui che mi fa venire il mal di mare, l'ho presa con i drop di Twitch, è qualcosa di assolutamente inguardabile. Però tenete conto che ho giocato un anno fa e ho sempre avuto solo il Chocobo, sto iniziando ad averne un po' adesso, ne ho un paio di Chocobo e questa, ma ce ne sono veramente tantissime e tutte diventano comunque volanti volendo. L'ambientazione è bellissima, lì sotto poi ci sono dei posti che ho già visto che sono legati in qualche modo comunque alla trama, perché qui succedono delle cose, succedono già dalla fine del gioco base. Però tenete conto che io adesso sto giocando da un 120 ore. Sono forse a un terzo di questa espansione qui, guardando il numero di missioni, perché poi c'è la fase, diciamo, finale dell'espansione e poi altre quest di preparazione all'espansione successiva. Quindi, e se la domanda è cosa si fa in endgame vi concentrate sulla casa, l'ottenimento di cosmetici, quindi armature belle da vedere. Questi sono i Fate che, vabbè, potete entrare in queste quest di comunitarie, insomma, per tutti i giocatori. Io invece devo uccidere questi, devo ucciderne tre, quindi metto via la mount e provvedo all'attacco del... Ok, mi si è cancellato il mana, vedete, poi ogni tanto sblocco anche questo, che è un attacco veloce, sempre dello stesso tipo. E adesso è più difficile spiegarlo che farlo. Quindi adesso io procedo. Sto livellando un po' troppo la skill bassa. La skill alta, scusate, quella sotto è un pochino indietro, quindi adesso lo portiamo in pari. Adesso vado a ucciderlo, ok? Ed è il primo. Andiamo avanti. Attacchiamo anche il secondo. E il terzo probabilmente lo attaccheremo anche con le abilità di spadaccino. E ho sbagliato, vedete qua, ho sbagliato perché ho usato la skill quella più lenta. Devo usare questa. La jolt le fa salire entrambi.
E poi ho l'attacco dopo gratuito. Poi mi si sblocca questa ogni tanto, che è un attacco veloce, quindi al posto di questo uso questa. Alterno lanciando velocemente quella sotto. Faccio la stessa cosa con questa secondaria, che è un attacco veloce. Ho la gratuita, ma lui è andato. Ok, ho 44. Tecnicamente potrei... la build, la rotation, vuole che io usi queste a 50, perché mi chiedono 15, 20 e 15, quindi 30 più 20. Quindi io adesso vado a ottenere gli ultimi punti che mi mancano. E adesso potrò attaccare, probabilmente. Faccio così, ok, e adesso vado, inizio. Fanno anche un bel danno, e poi ricomincio. Ve l'avevo già spiegato forse il video l'anno scorso, questa classe. Più o meno a grandi linee, però... Ok, abbiamo ucciso quelli che dovevamo uccidere. Ora torniamo indietro e vi farò vedere come funziona quel discorso lì dei rombetti. Intanto questo è un video, una video chiacchierata, quindi non ho nessuna esigenza di tagliare, insomma è una sorta di relax in cui io vi dico quello che penso del gioco. E vi dico che, ecco, ho criticato prima World of Warcraft per quel discorso lì del questing, del fatto che comunque, ok, ci sono... c'è il crafting, ma non mi piace più di tanto. Ci sono le mount volanti bellissime, quelle credo siano tra le più belle, però fondamentalmente alla fine si cerca il gear, si cercano tante cose che qui non c'è più di tanto, da quello che ho capito, perché non sono in endgame, non posso saperlo. Le armature cambiano ogni 10 livelli, quindi bene o male siete sempre in linea con quello che vi serve. Ovviamente poi ogni classe ha magari il suo set. Si possono ottenere cose di alto livello che ci interessano, ma si punta tanto anche sul discorso dell'estetica. Voglio quel pezzo, me lo farmo, me lo ottengo, me lo compro con i punti che ottengo. E il fatto che comunque i dungeon vecchi sono frequentatissimi, perché ormai tutti i dungeon, soprattutto quelli più vecchi, danno delle monetine, danno una valuta di gioco che si usa poi per acquistare cose, quindi... ci sono un sacco di valute, un sacco di vendor, un sacco di attività da fare secondarie che secondo me Warcraft non ha. Warcraft è vero, ha la lingua italiana anche nel doppiaggio. Qua c'è questo tool che vedete si fa capire tutto. Però secondo me è impareggiabile. Al momento questo è il miglior gioco che si possa fare tra quelli a pagamento. A mani basse. Ne hai già uccisi tre, grazie mille, non sei ferito, vero? Ecco, prendi questo, la tua parte del compenso per il lavoro. Ora, io voglio vedere una cosa. A proposito, hai visto la fattoria dall'altra parte del ponte? Quei Milodon hanno reso difficile l'accesso a quell'area e il ponte è stato lasciato cadere a pezzi. Ok, mi sta per dare il Leather Currents. Vedete che adesso abbiamo questo. Io adesso lo prendo e vedete che si è completato adesso. Me ne manca uno solo. Quindi uno solo da prendere ancora in questa regione e poi potrò... credo volare, perché la zona non so adesso dove è l'ultima parte, ma potrò sicuramente qua in alto c'è un'altra quest da fare che devo finire e poi avrò tutte le zone e quindi potrò volare anche in questa zona. Tra l'altro c'è un'altra cosa, giusto per farvi capire quanto è complicata la cosa, c'è nel travel credo mount speed in ogni regione. Potete andando avanti sbloccare la velocità della mount da livello base 1 o 2. Quindi tenete conto che cambiano anche queste cose. Ci sono un sacco di cose che in realtà vorrei dirvi di queste cose. Ad esempio il Chocobo, che è l'unica mount, può diventare anche un companion. Allora, il companion lo potete evocare comprando queste erbe, gliele date da mangiare, lui resta attivo mezz'ora e sta lì vicino a voi e combatte. Ha delle skill, ha dei livelli, io l'ho reso curatore, potete farlo DPS o tank e cambiargli i vestiti. Quindi praticamente lui vi dà una mano in combattimento e diventa un companion per giocare con qualcuno, anche se inanimato, insomma. E ha le sue skill da usare. E l'ho chiamato Spelacchio. E il Chocobo è questo. Poi ci sono anche tante cose che vedete che dopo 100 ore non ho ancora sbloccato. Anche questo dovrebbe essere una delle espansioni nuove. Shared Fate. Cioè ci sono tante cose che non ho ancora. Ed è bellissimo questo. Ovviamente...
vagate, esplorate, fate missioni, tutto molto chill, non è niente di... Però la storia, insomma, avete il testo qui, ve lo leggete qua. È comodissimo, cioè io sono uno che sulle cose troppo macchinose, sulle cose troppo, non dico complicate, ma scomode, sono uno che generalmente molla e dice no, ma è uno sbattimento assurdo. Può sembrare, ma non lo è. Cioè, è qui e io mi leggo tutto. Tenete conto che se a schermo sta avvenendo una scena animata e parlano, comunque è sempre da cliccare e andare avanti, quindi con calma. E nel caso in cui dovesse andare magari veloce, dovesse esserci continuato, continuano a parlare, quindi il dialogo continuato, ve lo potete rileggere qua, vi dice anche a chi sta parlando, quindi avete tutto per poter gestire. La storia, e vi dico che la storia se l'avessi giocata tutto in un fiato mi sarei perso meno cose, perché comunque ricominciando magari dopo 6 mesi, un anno, ogni volta qualcosa ve lo perdete, però tanta roba la prima storia, e dicono che le altre sono tutte molto più belle, quindi me lo godrò con calma. Intanto questo lungo video, lunga chiacchierata, ho fatto qualche cosa di secondario, ovviamente dovevo fare tutt'altro adesso, perché dovevo andare qui e fare quell'altra missione. Ma intanto, già che sono qui e vedete il bello di questo gioco che vi invoglia a giocare, adesso quasi quasi vado su, completo anche quella, così volo in questa regione e mi diventa più facile esplorare le zone mancanti. Questi sono tutti fate che vi danno comunque dei punti esperienza, vi danno dei premi se li svolgete entro il tempo limite con gli altri giocatori, quindi cose da fare ce ne sono veramente tante. Ovviamente credo che 600 ore, 700 ore li possa anche richiedere per arrivare alla fine e aver fatto tutto, ma tutto, poi inizia tutto l'endgame, quindi pensateci, costa €10,99 al mese la versione base con un personaggio solo a server, mentre invece c'è la versione 12,99 che vi consente però un abbonamento di più mesi e con più personaggi. Con quello da 10,99 invece ogni mese dovete entrare e acquistare il mese alla fine. Poi ci sono anche dei reward che vi danno in base ai giorni che avete di abbonamento. Non mi ricordo più come si chiama, ma era un'armatura. E il bello è che di ogni estetica, ovviamente. Vedete, io adesso volessi vedere come mi sta questo, faccio try on e vedo come mi sta questo tipo di armatura qui. Che poi è possibile fare il transmog come in tutti i giochi, e quindi aspettate che questa try on, è uguale, ok, vedete anche l'accolito che è una delle prime tuniche che prendete, vedere come ma io poi ho le orecchie, quindi i capelli non li mette, e quindi vedere un pochino tutto anche qui try on, e vedete com'è. Niente ragazzi, fatemi sapere allora cosa ne pensate, se avete gradito questa conversazione qui, se avete delle domande o avete bisogno di video di approfondimento. Adesso, facendo meno live, se non qualcosa pari allo zero, posso magari dedicarmi a registrare qualcosa su richiesta, quindi se volete magari vedere qualcosa fatemelo sapere nei commenti, scrivete sotto, e spero di avervi tenuto compagnia per questo tempo di questo video, di questa conversazione. Io vi saluto e vi rimando ovviamente a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!